Affermazione della destinazione pubblica dell'ospedale di Verduno. Il Consiglio Comunale di Bra. E qui prendo il primo capoverso della mozione di Bergesio. Avendo appreso da notizie di stampa di una presunta intenzione dell'ASL CN2 di dare in concessione l'ultimo piano dell'ospedale di Verduno in via di completamento ad una struttura privata, le premesse finiscono qui, il Consiglio Comunale chiede al sindaco che, e andiamo a prendere il primo punto dell'impegno contenuto nella mozione di Allasia, esprima a nome dell'amministrazione comunale la netta contrarietà all'ipotesi ventilata di utilizzo di parte della struttura ospedaliera di Verduno da attività sanitaria privata. Punto 2. Andiamo sulla penultima dichiarazione della mozione di Bergesio. Ritiene urgente la necessità di ribadire con forza la richiesta che gli organi di vertice della nostra sanità si impegnino a mantenere, e qui correggiamo con questa dicitura, l'originaria e irrevocabile destinazione pubblica dell'ospedale di Verduno. Qualunque altro progetto futuro dovrà vedere il coinvolgimento dell'Assemblea dei Sindaci, delle amministrazioni locali e del territorio nel suo insieme. Terzo, l'ultimo punto della mozione di Bergesio, dà mandato al sindaco perché si faccia interprete di quanto sopra indicato nei confronti sia della direzione dell'ASL Cuneo 2 sia dell'assessorato regionale. Questo è il testo. Fermo restando, come ho già detto in conferenza, che l'ipotesi, la proposta di emendamento presentata ormai 3 ore fa dal consigliere Amajù rimane sul tavolo, ovviamente. L'emendamento andrà votato, come tutte le proposte di emendamento. Questo è. Allora, quindi la proposta è convergere su questo testo. Quindi un testo solo e i due precedenti dovrebbero venire ritirati se concordiamo su questo nuovo testo. Altrimenti ciascuno può fare. C'è la consigliera Maggiù, poi insomma. Sarò molto veloce. Dopo la discussione avuta prima in capigruppo, visto che il mio emendamento ribadisce una cosa già di per sé scontata ed era rafforzativa alla vocazione pubblica, io lo ritiro l'emendamento, non ha senso. Grazie al consigliere Maggiù, quindi l'emendamento si considera ritirato. Finito il discorso? Perfetto. Consigliere Somaglia, prego. Velocemente, Presidente, per dare il nostro assenso e quindi il nostro voto favorevole alla stesura che poc'anzi ha letto. Grazie. Grazie. Consigliere Ferrero, prego. Quindi anche a nome del nostro gruppo esprimo parere favorevole a questa ultima stesura che supera le due con questa edizione. Grazie a lei consigliere. Consigliere Bergesio. Anche a nome del mio gruppo esprimo parere favorevole. Grazie al consigliere Bergesio. Consigliere Tripodi. Anche a nome del mio gruppo, del nostro gruppo, esprimo voto favorevole. Grazie. Consigliere Marengo. Esprimo anch'io, alla luce del lavoro appena svolto, parere favorevole alla nuova dicitura. Grazie. Grazie. Consigliere Astegiano. Grazie Presidente, da parte del mio gruppo do anche il mio parere favorevole. Grazie. Consigliere Maggiù. Proprio perché il mio emendamento in realtà era rafforzativo, ma aveva un'esclusività, perché c'era una parola che insomma era esclusivamente i nostri spazi vanno concessi esclusivamente ai professionisti che lavorano già nell'ospedale. E quindi era un paletto
che a mio avviso nella mozione che è stata insomma appena adesso è modificata, la quale i capigruppi precedenti hanno detto che voteranno a favore, io continuo a riconsiderarla non abbastanza chiara, quindi mi asterrò su questa ultima. L'indicazione di voto è stata fatta, mi pare che manchi ancora il consigliere Allasia, se vuole fare ovviamente la dichiarazione. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, anch'io mi asterrò su questa, se passerà questo testo di mozione, perché rispetto a prima, prima sicuramente la mozione della maggioranza, perché così com'era l'avrei votato contro, per i temi che ho esposto prima anche in capigruppo. Per come è stata formulata non mi sento di votare contro, ma penso anche che non sia pienamente soddisfacente, almeno per i propositi che avevo nel presentare la mia proposta di mozione. E volevo precisare ancora alcune cose nel tempo che mi ha concesso a tutti in precedenza. No, in precedenza vuol dire nel preambolo di questi interventi e sulle cose che sono state dette. Allora, è anche il motivo per cui mi astengo e non ritiro la mia mozione, perché ritengo che la parte introduttiva non sia parte polemica, ma sia una parte che serva a costruire il significato della parte affermativa. Per quanto riguarda le notazioni che sono state date sul progetto, cioè che il progetto alla fine non è poi così male e i tempi insomma non sono così lunghi, ecco, volevo solo ricordare che non è necessario sempre guardare al peggio di quello che succede, ma forse conviene guardare non al meglio ma alla normalità, e la normalità ce l'abbiamo vicina. Poi l'ospedale di Mondovì è stato inaugurato nel 2009 e nel 2009 forse si insediava la giunta Cota, si insediava in quell'epoca, non, la giunta Cota dal 2009 al 2014, adesso siamo in giunta Chiamparino, quindi l'ospedale di Mondovì non ha nulla a che vedere con la questione Cota che si diceva prima, semplicemente quell'ospedale è stato fatto con un progetto meno ambizioso, più fattibile, e infatti per la metà dei posti letto spenderanno meno di un terzo di quello che andremo a spendere noi, e anche con una visione sulla logistica più sicuramente lungimirante. Per quanto riguarda la questione che si è sollevata sulle parole utilizzate invece dal direttore generale dell'ASL, io non sono poi così convinto che ci sia un completo ripensamento. Io penso che le cose non vengano mai fatte a caso, no? E un pronunciamento fatto in quel modo, in modo pubblico, e smentito solo dopo una settimana, vuol dire che c'è un pensiero, c'è un'ipotesi, nulla di male. Le ipotesi si possono esprimere. E quando però poi si parla di attività non concorrenziale, privata, svolta all'interno dell'ambito pubblico, e allora veramente io alla luce della legge mi chiedo effettivamente cosa si voglia intendere, e non penso che si voglia intendere intramegna, perché intramegna è un'attività che è già presente per legge sul territorio nazionale e non ha bisogno di essere specificata, non c'è bisogno di fare un'intervista per dire che all'ospedale di Verduno ci sarà attività intramegna. Per quanto riguarda la parte invece per cui si dice basta critiche e anche il tempo delle proposte, no? Allora, per quanto riguarda l'utilizzo della struttura, noi l'abbiamo scritto brevemente nel comunicato, ma abbiamo fatto anche qualche altro passo in avanti, e sono contento tra l'altro che il direttore Bono venerdì ad Alba abbia proprio prospettato tra i possibili utilizzi della struttura anche uno di quelli che avevamo prospettato noi, e che abbiamo un vuoto da riempire su cui stanno incominciando a ragionare adesso, o meglio da quando Bono si è insediato si è incominciato a ragionare, quindi quasi 9 mesi fa o 9 mesi fa. E piuttosto che, quello che diciamo noi è che piuttosto che andare o prima di andare
a pensare all'inserimento di attività private all'interno dell'ospedale, noi vogliamo che si ricerchino tutti gli ambiti pubblici di attività pubblica all'interno di quella struttura. Ed ecco il senso nella parte propositiva in cui si parla di attività sia diretta, sia in modo diretto che indiretto. Ad esempio uno spazio per corsi di specializzazione, infermieristico o specialistico. Abbiamo bisogno di spazi, ad esempio, che sono legati alle cure oncologiche, che non è detto che trovino spazio all'interno delle strutture vecchie, perché ci sono dei concetti moderni anche che accompagnano la terapia oncologica, che sono correlati allo sanitario ma non sono strettamente sanitari. Se tutte queste funzioni e altre trovino spazio nel pubblico, ecco, noi di proposte ne abbiamo anche già fatte. Per quanto riguarda la strada, sono d'accordissimo sul fatto sulla strada, e vorrei anche dire che se è terminato l'ospedale ma c'è una strada che non è sicura per arrivare all'ospedale, bisognerà pensare di arrivare di corsa a terminare un tratto di strada che colleghi Bra a sotto l'ospedale di Verduno, altrimenti non è pensabile trasferire l'ospedale di Bra su Verduno se non c'è la viabilità e la logistica per arrivarci. Quindi confermo di non ritirare la mia mozione e l'astensione, nel caso passasse, sulla sintesi proposta dalla capigruppo maggioranza. Grazie. Bene, grazie. Allora abbiamo acquisito le dichiarazioni di voto. Il consigliere Allasi ha dichiarato adesso di non ritirare la sua mozione. Chiedo al consigliere Bergesio cosa vuole fare della sua mozione generale. Se ho capito bene, prego, però dichiari. È ritirata. Allora, il puzzle si è ricomposto. Allora, in ordine cronologico, mi aiutino il segretario e il vice segretario, mettiamo in votazione la proposta originaria del consigliere Allasia. Va bene. Prego. La numero 3. Adesso mettiamo, perché il consigliere Allasia non ha ritirato la sua, mettiamo in votazione la mozione così com'è originale del consigliere Allasia, senza alcun emendamento. Quanti siamo? 16? Va bene, mettiamo i voti. Votazione chiusa. Quindi la votazione ha avuto 2 voti favorevoli, 9 voti contrari e 5 astenuti. Passiamo adesso al testo così come è uscito dalla conferenza dei capigruppo. No. Bergesio ha ritirato la sua mozione, quindi la numero 4 non esiste più. Vabbè, dal punto di vista, chiamiamola 4 bis, non lo so. Il titolo è rimasto quello. Il testo ovviamente è ampiamente modificato, se volete ve lo rileggo di nuovo, ma non mi sembra, ecco. Procediamo, segnaliamo la presenza. E possiamo votare. Votazione chiusa. Quindi, mozione approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti. Passiamo. Scusi, consigliere Somaglia, prego. Finito, vai. Prego, consigliere.
Sì, ecco. Scusi Presidente, non voglio tornare su fatti che sono accaduti questa sera, ma un ragionamento insieme volevo farlo, perché mi pare di aver capito, e chiederei solo una conferma: non cambiano molto gli equilibri numerici della situazione che si è creata in Consiglio, ma mi pare obbligo e opportuno capire e chiarire qual è da questa sera la maggioranza che sostiene l'amministrazione. Questo proprio per ciò che è accaduto e per le dichiarazioni che sono state fatte dal consigliere Majù. Per chiarezza e per avere chiaro quello che da questa sera è la nuova maggioranza, la maggioranza numericamente ridotta rispetto a quello che era all'inizio seduta. Ecco, grazie. Non so se possiamo aprire un dibattito ovviamente su questa comunicazione, perché non mi pare che si possa. Vabbè, ma ci mancherebbe ancora, cioè, ovviamente. Cioè, noi abbiamo recepito dall'interessato la dichiarazione del consigliere, che ha dichiarato di non far più parte della maggioranza, e mi pare che questo sia. Poi. Poi io mi fermo qui, ovviamente. Come dicevo poc'anzi, non cambia effettivamente la situazione dell'amministrazione che regge BEA, cambia numericamente. Volevamo solo avere la certezza di aver capito bene che da questo momento la maggioranza conta di un esponente in meno. Ecco. Poi voglio dire, se possa essere iscritta all'ordine del giorno o meno, compete all'Assemblea. Che cosa? No, la discussione. Sì, mi sa proprio di sì. E non è rivolto a lei, Presidente. No, ho capito, per carità, se l'Assemblea vuole discutere ci mancherebbe ancora. Si esprime. Ma non è che lo dico io, l'ha detto il consigliere Majù. Quando ha detto da questo momento non faccio più parte della maggioranza. Punto. Io faccio il giudice arbitro in questa sede. Però mi pare che il sindaco voglia. Certo. Allora, io credo di prendere atto della dichiarazione che ha fatto il consigliere Majù, dopodiché la maggioranza nelle sue sedi farà le valutazioni, i ragionamenti e quanto dovrà fare. La chiarezza con cui siamo abituati ad operare sarà tale per cui le presenteremo le varie questioni nel prossimo Consiglio Comunale, se sarà necessario, o nelle sedi opportune. Ovviamente non era all'ordine del giorno questa discussione, non era stato comunicato che ci fossero, ma no, non era all'ordine del giorno e non era stato comunicato, e quindi come tutti prendo atto di questa situazione che si è verificata, prendo altresì atto che la nostra è una maggioranza che ha i numeri per poter governare e quindi per poter andare avanti. Detto questo, come spesso avviene, come avviene nel 90% delle proposte che in passato e in questa legislatura sono poste, vengono votate a livello molto più ampio della stretta maggioranza, perché come sempre le proposte trovano elementi di condivisione, ma questo non vuol dire che si modifichino le maggioranze. Posso aggiungere una cosa, visto che si parla di me? Prego, gliela concedo per fatto personale. Grazie mille. Grazie Somaglia per la domanda, per la questione che hai posto. Tengo solo a ribadire che per onestà e anche per serietà, naturalmente il mio voto su tutto ciò che era il programma elettorale, su tutto ciò che è legato al programma e alla discussione che ne è uscita in campagna elettorale, rimarrà. Verso i cittadini, verso le persone che ci hanno votato.
sui grandi temi, sui temi che non facevano parte, insomma, della campagna elettorale, del programma elettorale, naturalmente voterò secondo coscienza, ma sicuramente non per partito preso, ma in base ai vari punti presi singolarmente e non per, insomma, decisioni a priori. Grazie al consigliere Amajù. Passiamo al punto 5. Un'altra mozione di emozione in emozione. Allora, la proposta numero 5 è una proposta di mozione presentata dai consiglieri comunali di Forza Italia e Somalia per Bra, relativa all'introduzione di un sistema di comunicazione per eventi di emergenza. Quindi chiedo a uno dei tre firmatari, consigliere Elena, prego, illustri pure. Grazie Presidente. Sì, abbiamo presentato questa mozione in quanto, come già descritto nella stesura della stessa, è sempre più importante e diffusa l'innovazione dell'uso della tecnologia legata alla comunicazione fra le persone. Pertanto, a nostro parere, con questa premessa ci sembrerebbe utile valutare l'installazione di un servizio tramite SMS e email di comunicazione verso i cittadini, che secondo il nostro parere rafforzerebbe la vicinanza con la popolazione, che naturalmente cittadini che fossero interessati ad aderire a questo servizio, con appunto informazioni di pubblica utilità. Noi nella mozione abbiamo fatto alcuni esempi, tipo non solo quando c'è un'allerta meteo di una certa importanza, magari interruzioni prolungate di servizi vari legati all'acquedotto, all'energia piuttosto che al gas, al cambio di data ad esempio sulla raccolta differenziata dei rifiuti, o ad esempio ancora chiusura per periodi prolungati di alcune strade. Queste ci sembrano le tematiche sulle quali fare comunicazione, che devono avere chiaramente però un interesse pubblico, un senso di ampia utilità verso i cittadini. Quindi la mozione verte appunto su questa questione di vedere, di impegnare, di valutare se la Giunta, l'amministrazione vuole aderire a questo tipo di servizio, che tra l'altro è già presente in diversi comuni d'Italia e anche in diversi comuni a noi vicini, e che funziona bene e anche con costi abbastanza modesti. Grazie. Grazie a lei, consigliere Elena. Ma visto che ho il microfono acceso, io a nome della maggioranza in divenire, insomma, della maggioranza attualmente sancita in questa seduta, così sdrammatizziamo anche un po'. Anche sulla base di quanto era stato detto in conferenza di capigruppo, nella quale era stata presentata questa mozione, devo dire che generalmente noi siamo favorevoli al testo così come presentato. Ci permettiamo di proporre qualche leggera modifica, qualche aggiunta e qualche cancellazione, specialmente, insomma, è meglio che lo dica così poi si capisce. Allora, ritenuto e considerato, va benissimo, impegno l'amministrazione comunale a valutare, e poi qui aggiungerei, previa analisi giuridico-economica dei costi impliciti ed espliciti a carico dell'amministrazione comunale e previa analisi organizzativa delle modalità di gestione dei messaggi, l'installazione di un sistema di comunicazione tramite un canale informativo, diretto e istantaneo, per offrire un servizio veloce di allertamento e informazione ai cittadini in caso di eventi particolari di emergenza. E poi non vedremmo bene la ulteriore esplicitazione contenuta nella parentesi, proprio per impedire che il concetto di emergenza venga, come dire, declinato di volta in volta o
in atteggiamenti, in situazioni, in questioni, in problematiche sempre diverse. Cioè, suggerirei di tenerlo in una dimensione sufficientemente generica, generica non per dire in senso negativo, ma emergenza in senso generale e soprattutto nei casi in cui veramente sia necessario ricorrere a una segnalazione di questo tipo, proprio per non svilire in qualche modo lo strumento che si va a ipotizzare, che non diventi uno dei tanti messaggi che girano quotidianamente, magari quotidianamente, cioè ogni 5 minuti sui social. Questo per rafforzare la comunicazione verso la cittadinanza mediante l'invio di SMS sul cellulare degli abitanti che potranno aderire al servizio, e anche qui, invece di con la compilazione di un modulo eccetera, proporremmo di aggiungere con le modalità ritenute più efficaci, mantenendo l'ultimo capoverso, tale servizio usato ormai, eccetera, eccetera. Questa è la proposta che io faccio, che sostanzialmente va incontro all'impianto generale con qualche correzione più che altro a livello organizzativo e poi di valutazione previa, preliminare dei costi. Prego, consigliere Marengo. Grazie Presidente, ma vabbè, adesso possiamo valutare nel merito le vostre, diciamo, l'emendamento a questa mozione. Il nostro intendimento, come abbiamo spiegato chiaramente l'altra sera in conferenza capigruppo, era quella di dotare il Comune di Bra di un servizio aggiuntivo che non vuole né essere un sostituto di altri canali di informazione né un social network o una pagina di social network. Cioè questo nostro, questa nostra proposta è un servizio che è già attivo presso altri comuni anche a noi vicini, faccio un esempio Carasco e La Morra se non ricordo male, e che viene declinato in questi comuni con una sorta di richiesta, cioè chi aderisce sostanzialmente flegga, così entriamo nel tecnicismo, i vari servizi a cui vuole accedere. Credevo fossimo stati abbastanza chiari l'altra sera anche con l'assessore Cravero, se ne parlava, dicendo che non è nostra assolutamente intenzione, cioè questo deve essere un servizio che viene utilizzato solo ed esclusivamente in casi di emergenza. Questa sera abbiamo parlato dell'emergenza neve piuttosto che dell'emergenza ghiaccio, o piuttosto che un incidente che occorre sul territorio cittadino e per cui magari se ne dà immediatamente segnalazione. Credo che l'uso corretto di questo servizio prevederebbe al massimo un SMS settimanale, due se proprio nell'eventualità ci fosse qualche problematica. Per quanto riguarda la parte tecnica che lei diceva, cioè l'adesione, questo è un qualcosa che a noi è stato spiegato, viene richiesto proprio per la questione privacy, cioè io accedo al servizio e quindi ti do, firmo una liberatoria per la privacy perché tu possa avere il mio numero di telefono o la mia mail e mi possa comunicare. Quindi adesso se ci lascia tempo un minuto solo per consultarci fra di noi, per vedere quello che sono le vostre... Non richiedo di andare a una conferenza capigruppo, ci mancherebbe di interromperlo, però nel momento in cui, ecco, visto la sua proposta di cui veniamo a conoscenza solo ora, chiederemo magari proprio solo un minuto per confrontarci. Credo però che le modifiche da voi proposte non vadano a incidere quella che era lo spirito della mozione, cioè non è un discorso che per quanto ci riguarda possa essere, ripeto, sostitutivo di altre tipologie similari, anche perché di social network ne abbiamo fin troppi, di informazione purtroppo ne gira fin troppa, quindi è proprio un servizio questo che può essere come dire, incasellato in un desiderio, in una eventualità di comunicazione alla cittadinanza di un evento straordinario rispetto a quello che è la normale comunicazione dell'amministrazione. Grazie. Grazie.
Prego, consigliere Elena. Grazie Presidente. Sì, mi associo a quello che ha detto il consigliere Marengo, penso che non ci sia nessun problema a fare quelle modifiche. Volevo dire, mediante l'invio di SMS e magari aggiungere anche mail, perché mi sono anche informato, visto che a Cherasco c'è e io sono dotato di questo servizio, e mandano anche l'email. E oltretutto i costi, mi sono informato oggi pomeriggio, tanto così per avere, poi vi informerete anche voi come amministrazione, me li sono scritti qua, tanto per darvi un'idea. Cioè funziona che praticamente viene installato un programma con un server, che questo, perché Rasco, il costo è stato di 800 euro, più 100 euro di manutenzione per annuale. E poi si comprano dei pacchetti per questi SMS che costano 6 centesimi per ogni SMS. Le mail sono gratuite, quindi per quello che magari se aggiungiamo anche email, loro fanno compilare un modulo, uno dà il numero di cellulare e l'email, quindi cioè, magari il cellulare chiaramente è più diffuso perché ce l'hanno tutti, anche l'email magari è un po' meno diffusa, però se possiamo aggiungergli anche email, poi questo è per avere e-o-i-mail. Okay. grazie consigliere Panero. Presidente, molto rapidamente comincio con una battuta per sdrammatizzare, devo dire, una serata che non mi aspettavo così tesa e complicata. Durante la pausa io, consigliere di minoranza, assieme al consigliere di maggioranza Cornaglia, siamo andati a mangiarci felicemente insieme un panino. Adesso non so se lui è diventato consigliere di opposizione, io sono diventato consigliere di maggioranza, nel proseguo ve lo faremo sapere. A parte le battute, noi non possiamo che condividere a pieno il contenuto di questa mozione, al di là delle modifiche che sono state richieste e che vengono proposte. Si può anche in un certo senso collegare a un'interrogazione che avevamo presentato già tempo fa, che aveva per oggetto la dematerializzazione cartacea degli archivi digitali. Tutto quello che la tecnologia può essere utile o può aiutarci nella direzione di una comunicazione giusta e corretta non può che trovare il nostro appoggio, il nostro voto favorevole, al di là del fatto che l'impegno di spesa che sembra che debba essere assunto è del tutto limitato, crediamo che possa essere uno strumento utile a risolvere quelle problematiche. Mi viene in mente negli ultimi tempi la chiusura della scuola in caso di neve. Ho ricevuto in quelle ore, in quei momenti molteplici messaggi e telefonate per dire: è vero che domani la scuola è chiusa, è vero che domani la scuola è chiusa. Forse potrebbe essere un aiuto ancora in più per dare una comunicazione corretta e soprattutto un canale sicuro, perché come veniva giustamente detto prima, siamo invasi di comunicazione, siamo invasi di social o di possibilità di comunicare col mondo, ma non tutte queste comunicazioni o tutti questi messaggi che ci arrivano sono poi così attendibili. La cosa che intendo sottolineare è avere veramente un canale sicuro, previo appunto una convenzione o comunque un servizio considerato sicuro, e poter attingere delle notizie fondate. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Solo per dire brevemente che esprimo voto favorevole su questa proposta di mozione. Sinceramente non ho capito benissimo il senso dell'emendamento presentato, ma diciamo che mi rimetto a giudizio degli stessi presentatori in sostanza sulla valutazione dell'emendamento, perché tanto il senso rimane più o meno immutato e non mi sembra che ci sia nulla in questo testo che eventualmente, se ho capito bene, profili un utilizzo eccessivo dello strumento, no? Anche perché, come si diceva, se lo strumento viene utilizzato in forma eccessiva, poi dopo cessa
la funzione di allarme. Quindi diciamo che questi sono dettagli veramente molto, molto pratici e di applicazione. Piuttosto mi sembrerebbe sensato pensare a una, se vogliamo pensare a un emendamento, ok, sì, ok, allora la esporrà poi il consigliere, ma esporrà poi lui il dettaglio, ma in sostanza un impegno sul tempo, ecco, perché io modestamente ricordo la mozione sull'applicazione del decoro urbano che aspetta da quasi 2 anni un'applicazione, diciamo, quando il prodotto è già lì, si tratta solo gratuito, si tratta solo di prenderlo e utilizzarlo. Quindi non vorrei anche che questa mozione poi finisse, diciamo, come si diceva una volta, le calende greche, quindi sollecito i propositori a proporre un vincolo minimo sul tempo e per l'applicazione. Grazie. Sì, quando io dicevo di non specificare ulteriormente all'interno della parentesi era proprio per impedire che quando per esempio leggo modifiche alla viabilità potrebbero essere considerate, cioè della serie chiudiamo una strada perché a quegli abitanti avete mandato un sms invece a me che abito nella strada vicina nella stessa cosa, non l'avete mandato, ecco, era solo questo. Quindi la mia indicazione era veramente tesa a eliminare qualunque tipo di incomprensione, polemica, quindi condividendo in pieno che si tratta appunto di casi di particolari di emergenza, questo sì. Prego, consigliere Marengo. Grazie. Questa sera il consigliere Allase, sdrammatizzo anch'io, è in piena fregola di emendamenti, ci suggerisce quindi il mio primo istinto di passare in maggioranza, giusto così. Scherziamo, dai, è solo per sdrammatizzare una serata un po' particolare. Accettiamo, no, scherzavo, ho visto che sul Corriere della settimana scorsa c'era un possibile inciucio fra noi due perché io avevo aperto una linea di credito nei suoi confronti, ma smentiamo subito questa cosa, se no giornalisticamente parlando poi si possono creare degli equivoci. Va bene, Presidente, accettiamo la vostra proposta, chiediamo solo se di poter aggiungere dove c'è scritto a valutare l'installazione di un sistema di comunicazione nell'arco di tempo di 6 mesi, che penso che possa essere un tempo congruo perché l'amministrazione possa compiere tutti i passi per poter innanzitutto informarsi e poi vedere quali possono essere diciamo, i passi successivi da intraprendere, in maniera tale da darci comunque una tempistica da poi da seguire. Però per il resto va bene l'emendamento da voi proposto, quindi implementiamo l'emendamento con questa nuova dicitura in maniera tale da avere un nuovo testo che possa andare bene per tutti. L'importante è che venga poi, come dire, accettato dal Consiglio. Grazie. Quindi, se qualcuno vuole... No, più nessuno. Posso leggere, chiedo io ai proponenti, posso leggere quindi il testo come sarebbe, accogliendo il mio, proprio la mia proposta? E allora, i consiglieri comunali, va bene, ritenuto va tutto bene, impegnano l'amministrazione comunale a valutare, previa analisi giuridico-economica dei costi impliciti ed espliciti a carico dell'amministrazione comunale e previa analisi organizzativa delle modalità di gestione dei messaggi, l'installazione di un sistema di comunicazione nell'arco di tempo di 6 mesi tramite un canale informativo diretto ed istantaneo per offrire un servizio veloce di allertamento e informazione ai cittadini in caso di eventi particolari di emergenza. Questo per rafforzare la comunicazione verso la cittadinanza mediante l'invio di SMS sul cellulare degli abitanti e di email che potranno aderire al servizio. L'invio di SMS sul cellulare degli abitanti e o di email. Metti prima email. Prima l'email. Perché così. Email e o SMS sul cellulare. Ok. Allora, questo per rafforzare la comunicazione verso la cittadinanza mediante l'invio di email e o di SMS sul cellulare degli abitanti che potranno aderire al servizio con le modalità ritenute più efficaci.
Tale servizio è usato ormai da diversi comuni anche della provincia di Cuneo con ottimi risultati e con costi limitati. Va bene? Quindi, a quanto pare non è il caso di votare gli emendamenti, se li recepiamo così com'è, la pongo in votazione così com'è uscita. Molto bene. Segnaliamo la presenza. Sì, devo solo fargli capire se si riesce a capire. Uno deve ancora votare. Sedici, va bene. Possiamo votare. Votazione chiusa all'unanimità. Aspettate che non è ancora finita. C'è ancora un ultimo punto. Approvazione verbale. Che quando, ah sì, 14 favorevoli e 2 astenuti. Ha chiesto la parola l'assessore Borrelli. Sarà un segno che il mio funziona, eh. Prego. No, vieni qua. Chiedo scusa se rubo 2 minuti all'Assemblea, ma ritenevo opportuno rilasciare anche una dichiarazione rispetto a quanto è successo. Sono 18 anni che siedo in questo Consiglio Comunale e non ho mai, come si dice in termini calcistici, tirato indietro la gamba di fronte a scontri anche duri e aspri, ma sempre nel rispetto delle persone che avevo di fronte. Comunque mi spiace e mi scuso con il Consiglio Comunale e con il Sindaco se sono stato, mio malgrado, artefice di una scena che mai avrei immaginato di poter vivere tra persone con cui ho sempre avuto un confronto aperto, anche a tratti duro nella diversità, ma sempre comunque in modalità di ascolto e di confronto. Mi dispiace la reazione del consigliere Maggiù rispetto al termine utilizzato al sottoscritto in via confidenziale, senza altre implicazioni e soprattutto non riferito alla sua intenzione di voto, che rispetto, ma alla comunicazione che stava interna alla maggioranza. Termine che peraltro veniva utilizzato dal consigliere in prima battuta verso il sottoscritto all'interno di conversazioni private di cui conservo traccia. Detto questo, però, mi sono immediatamente scusato con il consigliere per averlo inavvertitamente urtato con quella parola, ma ritengo del tutto inaccettabile la sua reazione, che rispedisco al mittente. Trovo altrettanto inammissibile il riferimento a giochi di potere che non mi appartengono. Ho sempre lavorato, e anche in questa occasione l'ho fatto, per trovare un'intesa della maggioranza a cui ho sempre risposto nell'agire e nell'agito quotidiano. Grazie. Grazie all'assessore.
il consiglio è chiuso qui. Buonasera a tutti, anzi buonanotte e buon primo febbraio, domani si cambia mese.